Amici di Handball Mania, ben ritrovati, secondo appuntamento stagionale con il magazine interamente dedicato alla pallamano italiana. Ospite di questo secondo numero, Giacinto De Santis, tecnico del Fondi, tecnico soddisfatto, no, perché abbastanza. Vincente all'esordio. No, abbastanza, sì, abbiamo vinto una buona gara a Benevento. E abbiamo iniziato con buon piglio, sono abbastanza soddisfatto, sì. Sono grandi attese e anche legittime aspettative sul Fondi quest'anno, no? Sì, abbiamo cambiato un pochino e abbiamo preso qualche ragazzo da fuori, qualche talento, e la squadra si sta formando, è nuova, ci sono buone prospettive, c'è entusiasmo e questo ci fa lavorare meglio. E allora, in attesa di addentrarci in quelli che saranno poi i temi da sviluppare nel corso della trasmissione, abbiamo più volte detto nel corso del primo appuntamento con Handball Mania che questo è un campionato importantissimo, è una stagione molto importante per la pallamano, soprattutto per il settore maschile, perché porterà alla definizione del girone unico. Di questo ne ha discusso proprio questa mattina il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball Pasquale Loria con Matteo Ardamonte, che lo ha intervistato. Ascoltiamo questa intervista e poi analizzeremo nel dettaglio l'argomento con Giacinto De Santis. Presidente federale Pasquale Loria, è iniziato sabato il campionato di Serie A1 maschile, un campionato importante non solo per i temi agonistici ovviamente, ma anche perché è un campionato che ci porterà poi al girone unico del prossimo anno. Sì, è un campionato di transizione che permetterà di passare dalla formula attuale che vede 28 squadre divise in tre gironi nella massima serie a una seconda fase che già sarà un preannuncio di girone unico fino ad arrivare poi alla definitiva configurazione del girone unico nazionale con 13 di queste 28 squadre che si qualificheranno attraverso un meccanismo anche abbastanza lungo e complesso che tenderà a privilegiare chiaramente i valori sul campo piuttosto che la territorialità. Queste 13 squadre saranno poi integrate da una formazione proveniente dalla Serie 2 e partirà finalmente il girone unico nazionale che ci porterà sugli standard dei campionati europei e degli altri campionati di sport di squadra. Ecco, a proposito di questi standard è bello vedere un bel segnale al di là, tralasciando chiaramente ogni tipo di pronostico per ovvie ragioni, ma è bello vedere che tante squadre si sono attrezzate, tante squadre in estate hanno parlato della volontà di rientrare in questo girone unico. Sì, questa è una cosa molto importante, ma io me l'aspettavo, nonostante ci fossero da più parti opinioni differenti sulla impossibilità di arrivare alle 14 squadre, ce ne saranno soltanto 6 o 7, 8, massimo 10, invece vediamo almeno in questa fase che tutti ci vogliono andare. E quindi tutti quanti hanno molte squadre, non dico tutte 28 le squadre, ma una buona parte ha cercato di operare anche sul mercato per rafforzare la propria rosa e per essere competitivi. E tra le squadre più attive sul mercato proprio il Fondi, ne parleremo tra poco con De Santis, ma intanto quanto era atteso dal movimento la riforma del campionato, il ritorno al girone unico, che sarà graduale però intanto? Finalmente, perché avere una serie unica ti porta a crescere, ti porta ad avere incontri importanti ogni giornata, ti porta ad incontrare realtà diverse da Bolzano, no? Sì, molto, molto, però vedendo l'ambiente che ha fame di crescere, ha fame di incontri, di buoni incontri, quindi da Bolzano giù a Fasano è giusto che ci sia l'Italia unita. Non dimenticando e non tralasciando la Sicilia. Assolutamente. Assolutamente, altrimenti poi ci bacchettero direttamente dalla Trinacria. Intanto però questo significa grande competitività per agganciare poi la prima fase, no? Il girone unico, perché ci sarà una prima fase dove soprattutto insomma, nel girone A e credo nel girone C ci sarà molto da lottare. Sì, il nostro girone negli ultimi 2-3 anni è cresciuto notevolmente, è passato dal girone Cenerentola al girone
credo più competitivo, non solo a livello tecnico-tattico, ma anche nell'importanza delle partite, perché giocare in alcuni campi, anche se secondari, fai fatica. Si sono rinforzate tutte le squadre del nostro girone, Comersano e Siracusa hanno raggiunto, secondo me hanno tolto il gap con il Fasano. Anche noi ci siamo rinforzati un pochino, anche qualche altra squadra come Valentino, certo, Ferrara, Noci, Gaeta si sono rinforzate. Stessa cosa del girone nord. Credo nel girone B probabilmente paga un pochino, però insomma il campo poi verificheremo sul campo, soprattutto quando ci sarà il girone unico. Intanto l'attualità è rappresentata sabato dal derby, il derby laziale, no? Fondi Gaeta, arrivate entrambe da una vittoria e quindi con insomma legittimo entusiasmo. Intanto vediamo anche un po' di immagini relative proprio al derby dell'anno passato, che si giocherà come da prassi proprio a Fondi. Sì, è il primo derby, arriva subito. Abbiamo incontrato il Gaeta in amichevole, era agosto, noi avevamo iniziato da pochissimi giorni. Mi ha fatto una bella impressione, loro hanno un progetto importante, così come noi, per cui credo che sarà un bel derby. Credo che a Fondi non mancherà il pubblico, e non è mai mancato a Fondi il pubblico, l'abbiamo visto nell'occasione delle Finaletti Coppa Italia, lo vediamo noi ogni sabato che giochiamo a Fondi, avere un palazzetto pieno ci rende orgogliosi e vogliamo soddisfare i nostri tifosi. E questa partita poi per tutti ha un sapore particolare, perché è vero che Fondi e Gaeta distano così vicino geograficamente, ma sono due realtà totalmente diverse, concepiscono la pallamano in un modo diverso, e per cui credo che sia un bel derby e le tifoserie si divertiranno. Assolutamente. Due squadre che poi hanno, come sottolineiamo anche in precedenza, hanno cambiato abbastanza, no, rispetto all'anno passato, con il Fondi che insomma non fa mistero delle sue ambizioni e il Gaeta che comunque mi pare abbia messo su un organico interessante in prospettiva, come sottolineavi tu. Sì, sì, noi abbiamo per forza di cose cambiato qualcosina e abbiamo rinnovato la squadra. Credo che l'abbiamo rinforzata nei punti giusti e negli uomini giusti. Siamo molto soddisfatti dei ragazzi che sono venuti a Fondi. E per cui la nostra ambizione non la nascondiamo, non l'abbiamo mai nascosta, ma quella di puntare al girone unico, altrimenti le mie parole prima sarebbero state. Il Gaeta ha rinnovato anche il Gaeta notevolmente la squadra, ha lasciato Filic, noi, certo, abbiamo preso noi Filic, che è uno straniero di tutto rispetto che abbiamo sempre stimato già dal primo anno che era a Gaeta, e ha preso una nutrita colonia argentina di ottimi giocatori, devo dire, che formano squadra. Adesso è una squadra molto più completa che darà fastidio a tutti. Intanto la regia ci può mostrare anche il quadro relativo ai risultati del primo turno, tutto sommato abbastanza nella regola e anche nelle previsioni, no? Con le vittorie di Siracusa sul Valentino Ferrara, la vittoria della Gaeta sull'Andrea Licita, che insomma è matricola e la matricola. Incontrare soprattutto in questa prima fase tante difficoltà, la vittoria del Fondi Corsaro a Benevento, la vittoria netta del Fasano nel derby con il Noci, riposava il Comersano. Dunque sorprese zero? Sì, direi tutto nella norma, dai. E questo invece è il quadro completo del prossimo turno, con il Fasano di Coach Ancona che renderà visita al Valentino Ferrara, poi il derby siciliano tra Andrea Licitra e Albatro, poi il derby che sarà trasmesso da Pallamano TV laziale tra Fondi e Gaeta, chiude Comersano Benevento, insomma anche questa partita interessante. Ecco, volendo puntare l'attenzione su un'altra partita oltre che sul derby laziale? Beh, direi classifica alla mano Valentino Ferrara Fasano. Sì, potrebbe essere tra le amiche, Valentino Ferrara potrebbe. Esatto, è una squadra giovane che si sta formando bene, e se il Fasano non andrà lì con le giuste attenzioni potrebbe soffrire. A proposito di sofferenze e di sorprese, ne abbiamo registrata una importante nella prima giornata del girone B del massimo campionato con il pareggio casalingo del Bologna. Vediamo il servizio e poi ne discutiamo con Giacinto De Santis.
Doveva essere equilibrio e giocati i primi 60 minuti dell'anno c'è da giurare che sarà così fino alla fine. Il girone B della Serie A1 maschile regala emozioni e sorprese sin dalla prima giornata. A guardare la classifica, da considerare comunque più che prematura, verrebbe da definire addirittura ribaltati i valori della passata stagione. Perdono Carpi e Romagna negli ultimi anni dominatrici del girone e in testa ci sono, con un successo e 2 punti ciascuna, Tavarnelle, Cologne e la neopromossa Teramo. E poi c'è il pareggio, quello sì a sorpresa, tra Bologna e Oriago Padova. Annullati pronostici e previsioni, a Castenaso la gara termina 23-23 con Bologna che, senza Savini, deve affidarsi a una prodezza del neoacquisto Bosniak per rimettere in piedi la sfida allo scadere. Il debutto in A1 dell'Oriago Padova invece è con le gambe tutt'altro che tremolanti e il punto messo in cascina sarà prezioso in ottica salvezza. Un pareggio che a conti fatti lascia un po' d'amarezza, ma soprattutto pensieri e lavoro in allenamento tanto al tecnico dei bolognesi, Beppe Tedesco. Sapevamo che era una partita complicata, perché quando tu rinunci a un giocatore come Savini e poi c'hai l'Argentina al 30%, per noi le partite diventano tutte complicate, soprattutto con una squadra che ha sfruttato con un grande entusiasmo la sua prima partita in Serie A. E noi invece, dopo un avvio brillante, ci siamo forse accontentati, pensavamo già di aver vinto dopo 10 minuti. In Serie A così non si fa, abbiamo avuto anzi fortuna a pareggiare sull'ultimo tiro. Dobbiamo imparare da questa partita, sperare di essere al completo nel proseguo del campionato. Sorpresa, sorpresa autentica, te l'aspettavi De Santis? No, sinceramente no. Pensavo, ho visto il Bologna, ho visto il suo precampionato, ed è stato un programma importante, quindi pensavo a un ruolo più da protagonista e mi ha sorpreso positivamente anche l'Oriago, devo dire che è una bella realtà. Matricola che potrebbe essere terribile? Vediamo, adesso le prime partite sono sempre un po' difficili, un po' un terno al lotto, soprattutto per le squadre importanti che fanno un certo tipo di preparazione e alcune altre che lo fanno forse più leggero. Quindi vediamo fra qualche partita cosa ci dirà la classifica. Campionato, girone B del massimo campionato che sotto questo aspetto mi pare equilibrato, molto più equilibrato, no? Ora bisognerà capire, questo lo scopriremo nel corso della stagione, se è un equilibrio verso l'alto o verso il basso. Oggi è presto per poterlo dire, però anche i risultati del primo turno, su tutti appunto il pareggio della Bologna, lasciano immaginare insomma un certo equilibrio. Ti aspetti qualcosa di importante, una sorpresa da chi in particolare? Mentre la regia ci può proporre anche il quadro completo dei risultati del primo turno. Guarda, a me piace molto il Cingoli, quindi mi aspetto, adesso non li voglio caricare di pressioni, ma piace come squadra, i ragazzi che ha preso Arcieri, Campana, secondo me il Bologna e il Teramo devono stare attenti a questa squadra, ma anche il Tavernelle l'ho vista bene in crescita. Teramo che poi insomma piazza di grande tradizione, che si riaffaccia con ambizioni anche, insomma neanche tanto nascoste. L'obiettivo chiaro, un po' di tutti, soprattutto delle piazze storiche della pallamano italiana, è quella di approdare al girone unico. Teramo potrebbe farcela, secondo te? Credo di sì. Conosco Marcello, sa quando ci tiene, poi ci sono i di Marcello, ma hanno fatto anche una campagna di rafforzamento importante dalla 2 alla 1, quindi potrebbe essere questa la vera matricola che fa il doppio salto. Cingoli Romagna, vediamo anche il prossimo turno, girone B, Cingoli Romagna, c'è un Teramo Bologna che credo sia partita, oltre che di grande blasone, anche di cartello, una previsione di quello che dovrà essere questo girone, e poi la sfida tra Arcobaleno, Oriago Padova e Pantare Modena, chiudere Metelli Cologne, Terracilla Carpi. Carpi e Romagna, protagonisti l'anno passato, che mi pare quest'anno con programmi decisamente diversi. Sì, è un peccato perché sono piazze importanti, però sono sicuro che sapranno ricrescere, riformare di nuovo un buon roster con gli atleti giovani che hanno in rosa. Andiamo ora di volata verso il girone A del massimo campionato. Sabato riflettori puntati sul Derby d'Italia, la gara tra Trieste e Bressanone, e anche in questo caso possiamo parlare di sorpresa o sbaglio? Il pareggio te lo aspettavi? Trieste, no, devo essere sincero, no, perché ho visto la campagna del Bressanone, la campagna di acquisto del Bressanone, qualche ragazzo di Trieste che non c'è più,
però il Trieste in casa è un'altra squadra, ha qualcosa in più e quel qualcosa in più l'ha messa in campo ed è venuto fuori il pareggio. Sempre tanto orgoglio, il blasone insomma di un club importante. Intanto vediamo il servizio. Qualcosa andrà rivisto, riesaminato, studiato con maggiore attenzione, ma il primo punto è in cascina. Inizia con un pareggio alla Palachiarbola, fortino del Trieste, il campionato del Bressanone, un 21-21 che la dice lunga su quanto sarà combattuta da qui al prossimo febbraio. La lotta per i primi due posti nel girone A, gli unici in grado di dare l'accesso diretto al girone unico del prossimo anno. Un punto, ma rodaggio ancora in corso per la squadra del nuovo allenatore austriaco Rene Kramer, un tecnico d'esperienza anche internazionale al quale la società altoatesina ha messo in mano un organico di prim'ordine. Sono arrivati il centrale Bruno Brzic, il pivot Andrea Basic e l'ala destra Martin Castro, apparso il più in palla dei tre volti nuovi, con 8 reti messi a segno nella sfida del Chiarbola. Grandi ambizioni certo, ma guai a parlare di playoff di Bolzano e della possibilità di sfilare il primato d'Alto Adige proprio ai cugini bolzanini. La guardia alta, la prudenza massima, come conferma nelle sue parole a fine partita Bruno Brzic. In questo momento Bolzano forse è un altro pianeta, però mai, bisogna sempre sperare, lavorare per questo. Siamo una squadra ben fatta, non siamo una brutta squadra, però bisogna lavorare tanto sul campo e non con i nomi, perché con i nomi non si fa niente. E sicuramente il girone nord è equilibrato come ogni anno, vedo sicuramente Bolzano e poi una fra noi, Bressano, Merano, Cassano, chissà, forse Malo. Il girone B è un po' più scarso rispetto agli altri sinceramente, però vedo Bologna, Cingoli che lavorano bene, vediamo il Colonia di Kocuc cosa può fare, e giù il solito Fasano, con Versano è diventata una gran bella squadra, è tornato Bearevic e Siracusa ha fatto un bel roster, quindi sarà una lotta a tre sicuramente. Insomma, i nomi sono quelli di sempre, ma anche in questo caso, anche nel generale, le sorprese non sono mancate. Su tutte la vittoria del Malo ai danni del Bressano, vittoria netta e convincente, no? Da parte della squadra di Ghedin. Sì, bella vittoria. Devo fare complimenti a Ghedin dell'ottimo lavoro, perché non penso che nessuno ci aspettasse questa vittoria. È stata una vittoria del lavoro, il Bressano però ci ha insegnato che inizia sempre un po' in sordina, quindi non diamolo per... Ha perso qualche pedina importante, no? Rispetto all'anno passato. Sicuramente i gemelli Mencon, Gambestrini erano molto molto importanti, però anche l'anno scorso non hanno giocato così tanto, soprattutto all'inizio, per cui non diamo per spacciato il Bressano, perché secondo me sarà sempre lì. Gli altri risultati di giornata, abbiamo detto del pareggio tra Trieste e Brixen, giusto dire, lavoro in corso a Bressanone, insomma, lecito attendersi qualcosa in più, una crescita. Aspettiamo insomma, il vero. Del team altoatesino, poi vittoria netta della Bolzano sul campo del Mezzocorona, poi ascolteremo le interviste del dopo gara, la vittoria del Malo ai danni del Bressano e poi l'affermazione netta del Merano sul campo del Molteno. Facile, Cassano Magnago in casa 29-20 sull'Epan. Merano, Cassano Magnago, lo stesso Epan. Insomma, questo è un altro girone. È un bel girone, sì. Dopo Bolzano, effettivamente, che ha qualcosa in più, ha un roster a 2 squadre, ha 14 giocatori di livello assoluto che potrebbero essere titolari in qualsiasi altra squadra. Poi c'è Bagar, ce ne sono 5-6 che possono essere possono arrivare secondi, terzi. La lotta per il secondo posto, diciamo, è una lotta serrata, poi esatto. Bisognerà affidarsi un po' alla roulette della seconda fase per poter accedere al girone unico. Poi approfondiremo questo discorso nel corso dei nostri appuntamenti settimanali. Parlavamo del Bolzano reduce dall'importante parentesi di Coppa IHF, è andata male in Islanda, ma probabilmente da quel doppio impegno a Reykjavik che è venuta fuori e tornata in Italia una squadra ancora più consapevole dei propri mezzi. Ascoltiamo le interviste. Probabilmente aver cominciato il 26 di luglio la preparazione, aver affrontato 2 tornei importanti, esserci confrontati in Europa in EHF, per forza di cose ci ha fatto arrivare anche molto preparati all'inizio di campionato. Però non è tanto quello che volevo sottolineare, sono soddisfatto della prestazione, perché oggi ho visto ancora giocatori che hanno vinto tanto ma che
si mettono ancora a disposizione, mi danno la loro disponibilità e sono ancora affamati. Certo, mister Michele Saldavarra, che come primo approccio al campionato col mezzo corona, incontrare i campioni d'Italia così in forma non era facile, penso, per nessuna squadra. Penso di noi, Bolzano è la nostra espressione pallamanistica italiana più importante, oggi ha dimostrato di essere la più forte, condotta da un buon allenatore, giocatori molto esperti, ben preparati, pronti a fare di nuovo un grande campionato. Voi comunque squadra nuova, rinnovata in diversi punti, abbiamo visto comunque qualche buona individualità, rientro di Manna dopo un anno di sosta, insomma ha da lavorare, c'è un buon potenziale. Abbiamo un buon lavoro da fare, perché quest'anno la mia società punta tanto sui giovani giocatori trentini. Abbiamo cercato di miscelare una buona esperienza con giocatori di ottimo calibro pallamanistico con giovani di grande talento. Il mio lavoro è quello di cercare di creare giocatori sia per il mezzo corona che per la pallamano italiana, quindi ci metteremo l'impegno, la voglia, la passione. Abbiamo iniziato un lavoro dove spero, con la mia voglia, la mia passione, di farli crescere a livello mentale, e questo ogni giorno, ogni allenamento cerco di fare. Interviste realizzate dal collega Walter Taranto. Questo è il quadro completo del prossimo turno: Pressano, Cassano Magnago, Merano, Mezzocorona, Bolzano, Mano, Bixen, Molteno e Pan Trieste. Allora affrontiamo, proprio nell'ultima parte della nostra trasmissione, due temi che sono particolarmente a cuore della nuova governance della FIGIAC, ovvero la promozione della pallamano, soprattutto nelle fasce giovanili, e i risultati delle nazionali. La prima a scendere in campo sarà la nazionale azzurra femminile, impegnata nel doppio confronto per la qualificazione agli europei, prima in Polonia e poi a Brescia contro il Montenegro. A proposito di settore giovanile, di promozione della pallamano, boom di iscrizioni nel campionato Under 15, un dato estremamente incoraggiante, come sottolinea il presidente della FIGIAC Pasquale Loria. Ascoltiamo. Everything changes. Cambiando un po' versante, che ci arrivano anche dai settori giovanili, dalle iscrizioni ai campionati giovanili, numeri importanti per quanto riguarda soprattutto la categoria Under 15 da tutta Italia. Sì, questa è stata una delle prime cose che il Consiglio federale ha voluto inserire nel nuovo vademecum per la stagione 2017-18, l'obbligatorietà della categoria Under 15 per tutte le squadre partecipanti alla Serie A1 maschile e a Serie A2 maschile e ai campionati nazionali femminili, e il risultato delle iscrizioni che si sono chiuse ieri dà un segnale netto. Anche in questo caso c'erano state parecchie perplessità, però vedere regioni dove c'erano 3-4 squadre iscritte al campionato e partecipate al campionato Under 14 l'anno scorso, e quest'anno passare a 12-13, vedere campionati affollati, iscrizioni in queste categorie, soprattutto al maschile ma anche al femminile, significa che siamo sulla buona strada, e quindi rafforzare il vertice attraverso la riforma dei campionati, rafforzare la base attraverso la categoria d'ingresso all'attività agonistica che è stata definita nell'Under 15.
Allora Giacinto, doppia velocità, da una parte la riforma del campionato, il girone unico per il settore maschile, all'altra la promozione, è fondamentale agire sulla base. Assolutamente, lavorare sui giovani è la base del futuro. Io ho lavorato con i giovani in questi 2 anni e c'è fame di palla a mano e questi numeri lo dimostrano. È secondo te un importante risultato quello che si è ottenuto, cioè l'aumento esponenziale delle iscrizioni al campionato Under 15 che è poi il campionato d'ingresso? Sì, probabilmente cambiando anche le fasce di età, passando da 15, 17, 19, 21. Esatto, quindi questo fa ben sperare per il futuro. Fa ben sperare per il futuro, chiaramente anche in un'ottica azzurra, parliamo di nazionali proprio in conclusione, poi avremo modo di approfondire il discorso, il prossimo numero di Handball Mania, doppio impegno che attende Riccardo Trillini alla guida delle Azzurre, prima in Polonia, poi in casa con il Montenegro, sono due avversari di straordinario valore tecnico, però bisogna Sì, il ranking non ci sorride, però so il buon lavoro che sta facendo Riccardo, qualche amico allenatore delle femminili che me ne parla bene, le giocatrici tornano nei club entusiaste e quindi possiamo sperare, insomma, anche se Polonia e Montenegro sono due nazioni importanti a livello femminile, vedremo, con il lavoro paga e sono certo che insomma i risultati non mancheranno. Ecco, quanto è importante per il movimento in generale anche il risultato delle squadre femminili, delle nazionali femminili, l'esempio della pallavolo che per un periodo è stato trascinato proprio dai risultati della femminile, è importante, no? Perché certo, si mette tutto a sistema. È trainante, quindi nazionale, maschile e femminile, risultati traina, però se sotto non ci sono i numeri non si può fare nulla, i numeri ci sono, qualche buon risultato e puntini. E poi ci lasceremo contagiare da Handball Mania, l'appuntamento è per prossima settimana, ritornate sempre nei palazzetti a sostenere le vostre squadre e seguite sempre la pallamano, uno sport elettrizzante. Buon proseguimento di serata a tutti, arrivederci.